Il 2 e 3 luglio si è svolta la quarta gara del CVF 2016 presso il campo di motocross di Sassello, provincia di Savona, giro di boa della stagione. Ben 34 gli equipaggi verificati, di cui 8 nuovi iscritti al campionato. Graditissimo rientro in classe M di Daniele Lei e Ivano Nicoletta, quest'ultimo tenuto lontano dalle gare per 2 anni a seguito di un grave incidente automobilistico. In classe M hanno monopolizzato l'attenzione Rossano Gualtieri, che ha chiuso la gara occupando il gradino più alto del podio, e Ivano Nicoletta, che si è piazzato immediatamente alle sue spalle. Nel corso della gara si sono più volte migliorati, abbassando costantemente i tempi e facendo registrare una diminuzione di quasi 10-11 secondi sul proprio tempo nell'arco delle 5 manche. Comunque una bella gara, combattuta, mi sono divertito un mondo e devo ringraziare Ivano che è tornato nell'ambito delle corse, perché è bello combattere così, le gare sono molto belle così. Sono tornato a correre e sono molto, molto contento di questo risultato. Ho avuto un problema all'ultima manche, mi sarebbe piaciuto giocarmela fino alla fine, mi ha lasciato l'idroguida al secondo giro e purtroppo senza idroguida queste macchine non è facile portarle. Ho fatto del mio meglio, ma molto molto soddisfatto. Speriamo di continuare, ritornare e poterci divertire tutti insieme. Abbiamo rianimato un po' il campionato, visto che tornando così secondo me è stato una bella soddisfazione per tutti. In questa lotta tra giganti a fare da terzo incomodo ci ha provato fino alla fine Andrea Lorenzetti, terzo di classe, a seguire Massimo Reggiani, Stefano Fioroni, la Grotteria Donati, Riccardo Bottaro e Daniele Lei. Un bel weekend, una gran bella pista e niente, ci siamo divertiti. Abbiamo provato a raggiungere i primi due, ma sono di un altro pianeta, oggi andavano troppo forte. Giornata negativa per Davide Rabacchi, Renato Moscati e Silvio Peretto, ritirati per noie meccaniche. Anche in classe B1 si è assistito ad una bella lotta serrata fino all'ultima manche, dove anche Paolo Gattoni ha dovuto abbandonare i sogni di gloria per la rottura di un filo elettrico che l'ha bloccato sul percorso. La vittoria di classe alla fine è andata a Lorenzo Fioroni, secondo gradino del podio a Luca Righelli, mentre l'equipaggio Gazzetta Denis ha chiuso al terzo posto. Gara da dimenticare per l'equipaggio Parlamento Monteleone. Il loro TJ motorizzato Cosworth ha accusato continui problemi elettrici e quando è riuscito ad andare ha stallonato uno pneumatico. Esordio stagionale per Umberto Mainini, alla guida di un prototipo Suzuki Turbo, che ha finito la gara piazzandosi al quinto posto, e per Mario Gilardi, che con il suo nuovo proto Super Mario ha dato spettacolo ribaltandosi sul rettilineo della pista, mettendo in agitazione l'intera organizzazione e piazzandosi alla fine al sesto posto. In classe B2, solita lotta tra Riccardo Tonino e Leo De Lutis, con Tonino che ha fatto sue tutte le 5 manche, vincendo la classe, mentre De Lutis, che si è dovuto ritirare nella quarta manche, ha chiuso al secondo posto. Purtroppo in questa classe dedicata ai motori turbo diesel si registra un'assenza di equipaggi, che invece sono presenti numerosi nelle gare di livello superiore, dove dimostrano tutto il loro potenziale. Nella classe A, vittoria di Gianluca Nigro, che ha portato a termine tutte le manche, classificandosi peraltro al quinto posto assoluto del gruppo. Nella classe A2 l'equipaggio Luca Targa si è aggiudicato 3 manche su 5, vincendo alla fine la classe. Al secondo posto si piazza l'equipaggio Pizzato Borrini, seguito dall'equipaggio Tosetto Tosetto, che durante tutta la gara ha avuto continui problemi di temperature elevate alla propria macchina. Chiude al quarto posto Luca Costa all'esordio, mentre per Ivan Gallo e Marchiori Callegari giornata non proprio fortunata.
Nella formula off-road by FIF, dove hanno esordito tre equipaggi, solita lotta tra Fabrizio Dal Monte e la mascotte del CVF, Veronica Bonicelli, che alla fine si è aggiudicata la vittoria, lasciando il secondo posto del podio a Dal Monte, che durante la gara ha subito la rottura del differenziale anteriore. Terzo posto per l'equipaggio Giabardo Ravagnani. Quarto classificato l'equipaggio Patti Borrini. Anche in questa classe si è registrato un altro esordio significativo, infatti un altro pilota donna ha deciso di cimentarsi in questo campionato. Si tratta di Serena Rodella, che si è messa in gioco su una pista veloce e tecnica come quella di Sassello, finendo la gara al quinto posto. L'appuntamento per la quinta gara del campionato italiano velocità fuoristrada è per il 3-4 settembre 2016 a Veglio.